È l'8 ottobre del 2019. Siamo nel centro formativo UOFA di Zorlesco e siamo qui col dottor Roberto Sperta, che io però nel corso della intervista chiamerò Roberto, anche perché ci conosciamo da decine e decine di anni. Appena laureato, quindi qualche anno fa, nel 1983, feci con il dottor Sperta un corso di fecondazione artificiale, quindi sono passati ben 35 anni. Allora, chi è Roberto Sperta? A parte che tutti voi lettori di Ruminanzia lo conoscete molto bene. È un agronomo nato nel 1949, ha insegnato per ben 40 anni alla Scuola Agraria di Milano Zootecnia, quindi appartiene, diciamo, alla tribù di chi si occupa di zootecnia e in particolare dell'allevamento, diciamo, degli animali da reddito. Nel 1976 fondò la UOFA, di cui poi lui vi spiegherà bene il percorso, la mission, eccetera. Ed è stato presidente della UOFA per ben 43 anni e quindi diciamo che la UOFA è legata un po' alla sua persona. Vogliamo fare questa intervista perché Roberto Sperta è un po' un pezzo importante, diciamo, della storia dell'allevamento della bovina da latte, non solo in Italia, perché è vero che la fecondazione artificiale, che è, diciamo, la mission principale della UOFA, soprattutto la fecondazione artificiale, diciamo, effettuata dagli stessi allevatori, quindi la fecondazione, i fecondatori laici, è molto restrittivo, diciamo, per definire quella che è stata, diciamo, la traiettoria di Roberto Sperta in tutti questi lunghi anni. Quindi Roberto Sperta, grazie innanzitutto del tempo che ci stai dedicando e ti volevo chiedere un po' se ci racconti un po' la storia di questa UOFA, perché è nata questa idea più di 40 anni fa? Ok, no, io ringrazio Alessandro perché effettivamente è un'opportunità che può darsi che qualcuno possa servire a capire come le cose si sono evolute negli anni, perché nel 1976 effettivamente quando è stata emanata la legge che dava numero 74, che dava la possibilità anche ai non veterinari, dopo aver frequentato un corso di durata di 3 mesi e aver superato l'esame teorico pratico, di poter praticare questa tecnica. Quindi per quegli anni l'allevatore si impadronì di un qualcosa che effettivamente gli dava un valore aggiunto nel suo allevamento e soprattutto al di là dell'aspetto tecnico dell'accoppiamento, dell'ingravidamento degli animali, già da subito ovviamente si è visto l'aspetto selettivo, perché come da allora iniziai a dire e ancora oggi lo dico, il fatto che i laici hanno dato un apporto notevolissimo alla selezione, perché sono in grado di fare le scelte su quello che sono i propri animali, quindi un coinvolgimento totale, cioè scegliere i tori, chiaramente poi le sue di razza ha fatto le basi, però io dico sempre, nel buio della propria stalla è il fecondatore che tira fuori una dose piuttosto che l'altra, quindi l'ultima scelta aspetta il laico, quindi siamo riusciti, laico propriamente detto, perché in effetti è operatore pratico di fecondazione artificiale, quindi di per sé negli anni hanno capito, girando per il mondo, perché in effetti i primi anni facevano dei bellissimi viaggi all'estero, hanno capito dove erano le fonti principali della qualità della razza frigione, essenzialmente poi anche della razza bruna, poi anche della carne, quindi di per sé il progresso l'hanno fatto, sono stati artefici di loro stessi, cioè quindi queste scelte che in quegli anni con un po' di euforia, perché c'era euforia nella scelta dei tori, mi ricordo ancora che si diceva che effettivamente il fecondatore laico in fianco al comodino aveva il sei summer, il cosa valgono prima di andare a dormire, no? Andava a ripassarsi tutti e c'era un po' la gara per chi si ricordava tutti i codici, gli indici dei tori, no? Nome completo del toro e tutti gli indici, quindi era il massimo, c'era un po' una gara. Queste cose purtroppo sono perse un po'. Il discorso, ecco, una precisazione, il fatto che agronomo ok, insegnante ok, ma forse quello che mi ha stimolato di più nei confronti del mondo agricolo è il fatto che io arrivo da una famiglia di agricoltori, quindi sono ancora un piccolo agricoltore, per cui sono entrato nello spirito e quindi
nel DNA che è comune agli agricoltori, questi sono stato riconosciuto come uno dei loro e quindi non ho avuto problema a far breccia e per quello che ho cercato di fare a loro così contribuire quello che sto, quel poco che ho potuto fare alla crescita del settore, quindi sotto penso abbastanza riconosciuto per questo aspetto qui. Ma quanti fecondatori laici, cioè quanti di noi hai svezzato, Roberto, in questi anni? Nel nostro database ci sono 32.000 fecondatori laici. Un numero spaventoso. Il 90% sono allevatori bovini, il resto suini, ovi caprini, qualche tecnico. Effettivamente danno un po' conto corrente perché già allora all'estero erano i tecnici dei centri di fecondazione che praticavano questa tecnica, quindi non era consentito all'allevatore fino a poco tempo fa ancora che il fecondatore potesse, l'allevatore potesse fecondare i propri animali perché c'era un po' una situazione egemonizzante da parte dei centri che mandavano in giro i loro tecnici. Adesso è giusto un piccolo parentesi, in effetti noi facciamo parte di una commissione di tecnici fecondatori europei, ci incontriamo ogni due anni nei vari paesi d'Europa, anche lì i nostri colleghi tecnici inseminatori che operano per conto terzi stanno subendo questa situazione che molti allevatori grossi iniziano a imparare a fecondare per conto loro e quindi loro si riduce il loro lavoro. Insomma, questo fenomeno che in Italia è sempre stato così si sta diffondendo anche in altri paesi. E quindi se possiamo in qualche battuta, ma non necessariamente breve, definire la mission della UOFA. Quindi l'idea è, cioè, la partenza è stata data dal fatto che è stata approvata la legge nel 76 è nata l'UOFA dopo due anni. Dopo la conclusione del primo corso di fecondazione artificiale che sto fatto a Pavia, perché mi era capitato tra le delibere della Regione Lombardia, ricordo ancora la legge 62, che finanziava un'attività di formazione per la fecondazione artificiale. E quindi ho preso subito la balla al balzo, abbiamo organizzato un corso super finanziato dalla Regione Lombardia, gli allievi li abbiamo portati in Francia, a Parigi, a fare dei viaggi, tutto a spese della Regione, e si pagava il vitto e alloggio dei partecipanti, i libri non finire. Quindi dopo questo primo corso, nel frattempo mi ricordo ancora la persona che ci ha dato una mano, il dottor Bogliolo, che era direttore del centro Tore di Zorlesco, dove noi siamo, che aveva avuto un aggancio che con l'APA di Cremona, che stavano anche loro poco dopo, hanno iniziato a organizzare un corso di FA. Alla fine di questi due corsi ci siamo raccordati e hanno detto: abbiamo vissuto una bellissima esperienza assieme tra allevatori, ovviamente siamo amalgamati, scambi di esperienze, tutto bello. A questo punto, perché non creiamo qualcosa che possa continuare a tenerci assieme, fare l'aggiornamento per poterci arricchire? E così è stato. Qui, dopo due anni, con notaio a Pavia, con i nostri colleghi, il consiglio era composto metà e metà di pavesi e metà cremonesi, abbiamo costituito l'associazione che aveva la finalità, ovviamente, di base di rappresentare la categoria dei fecondatori nei confronti degli enti pubblici per salvaguardarsi per aspetto fiscale, normative, e lì quegli anni abbiamo lavorato per cercare di creare una specie di forma sindacale, però in effetti non è mai stato il nostro ruolo, abbiamo soltanto cercato di tutelarsi per quanto riguarda l'emanazione delle leggi che mantenessero questa nostra possibilità di fecondare senza problemi, anche se all'inizio, dobbiamo dirlo, abbiamo avuto dei scontri con alcuni ordini dei veterinari, perché effettivamente era una procedura che difficile da subito essere così recepito facilmente. Però devo dire che questo è uno dei punti più importanti che abbiamo sempre specificato, che da subito abbiamo ai nostri associati fecondatori detto che noi non siamo assolutamente formati per fare qualcosa che a noi non compete. Cioè noi dobbiamo stare nel nostro alveo, dire ok, riconoscere bene i calori,
utilizzare bene le dosi, conservare bene le dosi, fecondare la vacca al momento opportuno e fare le scelte anche selettive. Mai influire, cioè fare un supplettivo di quello che è il veterinario. Quindi da qui le varie organizzazioni veterinarie, i veterinari stessi, hanno capito che non volevamo creare un controltare. Ci saremmo integrati, volevamo integrarsi bene con la categoria veterinaria e gli allevatori. Quindi questa parte delle prime fasi iniziali si è integrato benissimo e oggi dopo 32 anni siamo qui perché siamo riusciti a dare questo messaggio. In tutti i corsi che noi organizziamo, la prima cosa che diciamo, ognuno il suo compito, per cui cerchiamo di farlo bene, possiamo dimostrare di essere anche più bravi nel veterinario perché possiamo scegliere il momento opportuno di fecondare con maggior tranquillità, per cui a casa nostra, e quindi dimostrare che il nostro lavoro è efficace e a salvaguardia dell'operato del veterinario, perché il veterinario fa belle figure perché le vacche restano gravide. Io dimostro che sono bravo al fecondato, l'allevatore si trova la vacca gravida, quindi è un'equazione perfetta. Roberto Spelta, il futuro della UOFA ci sarà? Allora, dopo quegli anni di entusiasmo la cosa così si è un po' acuita, però i nostri associati che continuavano ad aumentare, perché noi diciamo eravamo di supporto alle prime organizzazioni che organizzavano corsi abilitanti all'FA, dopodiché siamo messi in primis a organizzare noi i corsi di fecondazione direttamente e da lì in questi ultimi anni potremmo dire che siamo gli unici a organizzare i corsi. Però organizzare i corsi vuol dire entrare nell'attività di formazione e quindi abbiamo avuto l'esigenza di creare, sovrapponendo, un ente di formazione che per anni è stata UOFA SC, una cooperativa che abbiamo creato DOC. Oggi abbiamo supporto di PV di formazione, che è un ente di formazione diciamo col quale abbiamo fatto un connubio in quanto tali enti di formazione abbiamo diversificato l'offerta formativa perché i nostri soci hanno cominciato quando ancora i primi anni che ci dicevano, parliamo di 20 anni fa, i mungitori, non c'è più nessuno che vuole fare il mungitore, abbiamo la carenza di mungitori, formatisi di mungitori. Nel frattempo cominciavano ad arrivare dai paesi africani, prima i marocchini, poi gli egiziani, poi sono arrivati gli indiani e noi abbiamo formato, anche in questo caso all'inizio, poi sono finiti i soldi pubblici e abbiamo fatto dei corsi veramente per mungitori extracomunitari d'eccellenza, abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo vissuto con questi ragazzi qui proprio giorno per giorno, gli facciamo il trasloco perché volevamo far fare le parti pratiche in allevamento, quindi li portavamo a dormire, abbiamo fatto di tutto e in effetti la metà di quelli che mi hanno formati sono rimasti in allevamento, quindi in quel caso è andata bene. Poi ho cominciato i corsi per la mascherina, dobbiamo anche imparare alla cura dei zoccoli degli animali, quindi il pareggio e quant'altro, e fino ad arrivare a quello che oggi è la realtà, una formazione più completa su tutti i vari settori dell'aspetto zootecnico e anche agronomico attualmente. Quindi questa è l'attualità e pensiamo di andare avanti ancora a fare queste attività di formazione. In futuro, in questo aspetto qui ci preoccupa un po' perché in effetti ci rendiamo conto che negli anni di quell'entusiasmo che animava i giovani di allora, effettivamente i giovani di oggi troviamo uno spirito un po' diverso. C'è ancora qualcuno appassionato e bravissimo, però quando andiamo a proporre queste attività di formazione a molti giovani figli di agricoltori, a volte non troviamo questo entusiasmo, quindi facciamo fatica a riempire le aule di questi ragazzi, anche se cerchiamo il più possibile di dare dei contenuti anche molto pratici a questi corsi, perché possono effettivamente essere favoriti da questa formazione. Se invece parliamo di futuro più in senso ampio, siamo legati a quello che è così un po' l'andamento della zootecnia che vive momenti alterni. Diciamo che
Non diciamo crisi. Non diciamo crisi, quindi bene. Noi lavoriamo anche nel settore suinicolo e lì ancora di più, effettivamente, questo mentre stiamo andando bene. Va bene. Roberto Sperta, tu ci hai sempre trasmesso il tuo entusiasmo. Io ti invito anche a nome di tutti i nostri lettori e tutte le persone, diciamo, che vedranno questo video, che hanno fatto i corsi che UOFA ha organizzato in questi anni, a continuare a trasmetterci la tua passione e il tuo entusiasmo. E per questo ti voglio ringraziare. Grazie. Ufficialmente. Roberto. Grazie, però devo dire l'ultima. Dai, vai. Siccome sono tanti le persone formate, quindi nel tempo vedo persone che erano giornalisti formati da noi, io sono formato te, ma altri. Sì. A questo punto mi capita di andare anche in consensi enti pubblici, ma anche magari a casa di in assessorato alla sanità, dove sono veterinari, e cerco di spiegare alcune motivazioni o certe richieste che devo esporre loro, e inizio a spiegare cosa è l'UOFA. Dopo 10 minuti l'interlocutore mi dice: ma scusi, mi spiega lei queste cose qua? L'UOFA è una vita che lo conosco. E cioè, poteva farmi perdere tempo a spiegare cosa l'UOFA. Lo diceva subito che è un fecondatore laico veterinario, perché molti veterinari, poi sono appunto veterinari che sono, quanto tali, hanno cominciato, e quelli più bravi che hanno capito prima di lavorarsi quanto potesse essere importante cominciare a avere un approccio con l'animale, mettere in mano nel sedere della vacca, capire certe cose, quindi sono quelli che effettivamente hanno così dato un contributo un po' a tutti, anche agli altri, uno stimolo anche per gli altri. Okay. Grazie Roberto Sperta. Grazie a te, veramente. Grazie. Non so cosa dire di Alessandro, che è un carissimo amico, è il top, basta. Grazie.